se una civiltà aliena volesse venirci a trovare per osservarci, come farebbe? Sicuramente in una prima fase esplorativa utilizzerebbe delle sonde automatiche, ma poi, forse, vediamo oggi le 5 sonde e astronavi aliene nel nostro sistema solare. 1991 VG è un oggetto vicino alla Terra con un'orbita eliocentrica, simile alla nostra. La rapida variazione di luminosità durante un passaggio ravvicinato ha fatto pensare che si trattasse di un oggetto artificiale e, secondo il professore Duncan Steele, si potrebbe trattare di una sonda aliena in osservazione della Terra. Il Cavaliere Nero è un oggetto situato vicino all'orbita polare. Si dice che Nikola Tesla, nel 1899, abbia captato un segnale radio proveniente dallo spazio che si ripeteva più volte, attribuendo la sua origine a questo misterioso satellite. L'immagine che vedete è reale, ripresa dallo Space Shuttle, ma il mistero rimane. Una tattica strategica usata nella Seconda Guerra Mondiale era quella di volare con il Sole alle spalle per rendere impossibile l'osservazione. Evidentemente questa tecnica la conoscono pure gli alieni. L'anno scorso la sonda di osservazione solare SOSHO ha intravisto qualcosa dall'altra parte del Sole, una flotta di navi aliene. Un'altra enorme astronave aliena è stata avvistata sulla superficie del Sole, intenta ad assorbire energia dalla nostra stella, come se fosse un grosso distributore di benzina. Il ricercatore Bob Dean ha pubblicato alcune foto del 1980 che mostrano un'astronave lunga 3.000 km e larga 1.000, intenta a scavare materiale dagli anelli di Saturno. Studiando le foto della sonda Voyager, scoprì delle forti emissioni di onde elettromagnetiche generate da enormi astronavi. Se ti è piaciuto questo video, metti un like e iscriviti al canale.